E io sono Paolo Tamagnini, eh, Regione Umbria e sono il responsabile della sezione Ufficio Regionale di Statistica. E, mh, il mio compito oggi è quello di presentarvi un uh, sito web che da poco abbiamo reso accessibile, uh, un sito web di informazione statistica, di pubblicazione di dati statistici. Uh, in realtà è un'idea che mh, maturavamo da molto tempo e francamente come idea potrebbe anche non essere... Eh, originale in quanto moltissime regioni hanno eh, al loro interno uno spazio dove pubblicare dove, eh, e dove diffondere l'informazione statistica. Tuttavia noi eh, volevamo intercettare una, una domanda, una domanda diversa, quella che viene eh, da moltissimi operatori utenti che in continuazione, spesso anzi, Telefonano e ci contattano come Ufficio Regionale di Statistica pensando di trovare un po' una specie di eh, pozzo eh, della statistica dove attingere eh, a qualunque informazione di carattere statistico che riguarda i più disparati, i più disparati argomenti. In realtà, questo non è proprio il nostro, la nostra mission. Eh, sapete bene, poi molti sanno anche in virtù dell'accordo quadro Istat-Regione, su cui anche ci torneremo, che il ruolo, la mission dell'Ufficio eh, regionale di statistica è quella un po' di, eh, di fare da collante di tutte le informazioni che hanno una valenza, eh, ovviamente sul territorio, in particolare ovviamente sulla Regione, essendo l'Ufficio regionale di statistica. E quindi ci siamo un po' chiesti come intercettare questa domanda di informazione un po' diversa ma sicuramente focalizzata, focalizzata sui comuni e focalizzata sulla realtà regionale. Eh, in realtà ISAT fa molto, molto bene il, il, il ruolo, svolge molto bene il ruolo di, di diffusione di informazione statistica eh, anche precostituita ma soprattutto anche interattiva. Eh, ogni utente ha la possibilità anche di generare eh, attraverso l'ambito territoriale eh, la statistica eh, utile eh, e soprattutto eh, focalizzata sul proprio territorio. Eh, in realtà eh, c'è veramente un'ampiezza senza precedenti della domanda, lo sottolineava anche il professor Alleva durante l'intervento eh, di questa mattina, la sessione plenaria. E ho, infatti mi sono appuntato alcuni passaggi eh, in, questo, in, questo, in questo scenario che, dove tutto cambia molto rapidamente, dove c'è anche una bulimia eh, della domanda di informazione statistica. Una, eh, un qualcosa che va a intercettare un'esigenza di conoscere, di conoscenza e che viene poi subito eh, immediatamente superata nel giro di poco tempo e quindi quello che abbiamo fatto è quello di pensare a un, a un sito web eh, con uno stile non dico giornalistico perché mi sembra abbastanza eh, semplice come, come definizione però sicuramente qualcosa di molto oggi ma molto user friendly no molto immediato molto diretto eh, molto, molto fruibile tra l'altro eh, infatti eh, ci siamo appuntati un po' questi, eh, questi slogan, questi, questi temi, questi, uh, questi, uh, queste, uh, queste parole che forse uh, chiariscono meglio quello che uh, vogliamo trasmettere con questo, con questo sito web. Intanto come vedete c'è un'immagine e questa immagine è eh, accessibile, anzi, è pubblicata proprio nella home page del sito istituzionale della regione Umbria. Questo a testimoniare la centralità di questo progetto, cioè il fatto che vogliamo andare subito a eh, aprire una, una finestra, una porta su quello che è un'informazione statistica molto molto semplice, molto diretta, eh, estremamente sintetica e il tema è anche quello della fruibilità, cioè chi è che accede indipendentemente dal, dal ruolo che svolge, dalla professionalità, deve avere immediatamente l'idea di trovarsi di fronte a, un, eh, a una risposta immediata eh, che intercetta l'esigenza di conoscere, conoscere in maniera immediata il territorio, senza che per questo dobbiamo eh, presentare un tipo di informazione statistica eh, ragionata, eh, analizzata, magari anche, mm, anche approfondita. Perché questo lo fanno molto bene istituti economici, socio, socio, di natura sociologica, demografica, eh, che poi eh, lo fanno per professione. Noi questo non lo possiamo fare per professione, noi dobbiamo dare la risposta di un dato elementare, un dato immediato. Eh, L'interpretazione eh, la lasciamo alle stanze magari eh, stanze diverse, stanze della politica, della programmazione, della pianificazione, noi dobbiamo rispondere a quelle che sono le esigenze un po' dei cittadini di conoscere, ma anche dei nostri uffici, dei nostri, anche dei nostri, dei nostri ruoli politici che abbiamo all'interno dell'ente, quello di, di prendere questi dati e poi analizzarli eh, come meglio credono. Quindi questo, questa è un po' l'idea che sta alla base. Quindi troverete un'informazione molto, molto semplice. Tra l'altro eh, potete anche interagire, eh, ho ovviamente indicato l'URL eh, a cui fare riferimento e magari potete provare direttamente eh, nelle macchine, nei PC che sono installati, un po' a, a navigare. Volevo solo richiamare, prima di andare un po' a, mh, nel dettaglio e anche un po' vedere quali sono le sezioni più importanti eh, di, questo, di questo sito che, ripeto, è stato pubblicato da pochissimo quindi è in continua evoluzione. Ma volevamo cogliere questa opportunità per, per sicuramente per, per farci conoscere, perché poi alla fine eh, l'idea era anche quello di, di avere una, una finestra e di dire stiamo facendo questo proprio perché poi veniamo un po' incontro anche ai principi che. Eh, hanno fatto da preludio e da premessa l'accordo quadro di Stati e Regioni, il famoso accordo che ormai è un anno che è stato sancito fra Stati e Regioni, ho colto alcuni passaggi, alcune considerazioni che ho sottolineato lì. La centralità del ruolo assunto nelle regioni, quindi noi siamo chiamati a eh, essere parte importante in questo processo di produzione di informazione statistica. Eh, la, eh, anche la, la missione di evitare un po' sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche. Siamo chiamati anche a rivestire un ruolo centrale all'interno del processo, come vi dicevo, di produzione statistica, ma anche all'interno del nostro ente, dove l'informazione è diffusa, eh, duplicata, con una scarsissima attenzione, vi assicuro, alla qualità. E questo è, siamo chiamati a svolgere questo ruolo e per noi è fondamentale che venga riconosciuto anche da Istat, perché ovviamente è un tema, e poi ovviamente credo che qui la mia collega della Regione Emilia Romagna penso che mi possa dare ragione su questo, perché effettivamente noi per anni abbiamo un po'... loro sono molto più avanti, devo essere sincero, di noi, però in realtà eh, colloquiare quotidianamente con gli uffici eh, statistici, eh, con gli uffici eh, regionali per prendere dati e per organizzare informazioni statistiche è molto complicato. E, e quindi è necessario sviluppare un sistema di produzione dell'informazione statistica, questo per favorire una comparabilità interregionale, cioè come facciamo a comparare dati che vengono prodotti all'interno della nostra regione con altri dati. Ora, comparare dati ISTAT è semplice perché eh, ovviamente ISTAT riveste un ruolo centrale e favorisce questa comparabilità, ma a volte la produzione interna dell'informazione statistica regionale è un tema... Che eh, intercetta e anche si scontra molto spesso con il tema della comparabilità. Quindi, in pratica, eh, abbiamo eh, pensato a questo anche per cercare di parlare tra noi, tra le regioni, e infatti ci sarà anche un passaggio successivo da parte nostra dove noi eh, chiederemo anche eh, di, di, di esprimere delle valutazioni. A, ad altre regioni per capire un po' se stiamo andando dalla parte giusta oppure se intercettiamo altre esigenze che ci sono da parte eh, delle, nostre, delle nostre regioni, insomma delle, dei nostri stakeholders poi a tutti gli effetti. Allora eh, vi, vi, andiamo subito eh, all'interno del sito, vi faccio vedere alcune slide e poi in realtà eh, navigheremo un po' Eh, come vedete stanno scorrendo un po' le immagini della home page del sito, che sono delle, delle immagini montate in slide, cioè in, eh, che scorrono, dove presentano alcuni, alcuni dati che poi ovviamente saranno in continua evoluzione. Quelli più importanti, una specie di carta d'identità della nostra regione, eh, dove anche un cittadino che non la conosce in dettaglio può comunque andare ad esplorare. Eh, un tipo di dato che è molto superficiale, molto diretto, eh, ma che fotografa in pratica eh, la prima immagine della nostra regione, il profilo della nostra regione. Il cuore rappresentato da questi argomenti tematici, eh, che sono ovviamente eh, disponibili nella home page del sito. Come vedete, sono sei eh, argomenti tematici che noi abbiamo un po' ovviamente mutuato da Istat, ma eh, ce le siamo fatti anche eh, nostri, nel senso abbiamo cercato di sintetizzare quanto più possibile eh, le mh, scelte che l'utente può fare andando a definire sei macro eh, temi, macro argomenti che come vedete sono macro argomenti di interesse comune, è chiaro che all'interno poi noi possiamo ovviamente andare ad esplorare le varie e le varie sottosezioni adesso solo a titolo di esempio sperando che come dicevo al vostro collega prima funzioni tutto <ride> però insomma per esempio prendiamo un tema che potrebbe essere economia lavoro <coughs> l'ho connesso ovviamente al nostro sito web per farvi vedere in diretta un po' funziona okay. po'? non funziona non funziona ma non si vede ok Vabbè. E... Vengono, proiettate vengono proiettate le slide non questo Vabbè. Comunque, po se potete provare, sì, sì, sicuramente riuscite immediatamente a navigare. Funziona? Lì funziona. <ride> sì, anche qui funziona, ma non lo proietta, quindi non, non lo so. Ok, Sì, sì, no, infatti era per quell'argomento. Infatti, come vedete, però mi piaceva farvi vedere alcune cose che comunque ho. Sicuramente analizzato. Vedete, all'interno della scelta che volevo fare, economia e lavoro, addirittura adesso ho pubblicato altre cose. Eh, si va all'interno di alcuni temi, temi che ovviamente eh, sono di strettissima attualità. Quindi, eh, i dati più, eh, più freschi, quelli ovviamente, vedete anche la grafica stessa, richiama molto un, una specie di sito blog, un, un qualcosa che comunque. Eh, con, questi, con questi frame, con questi, con questi slot, ti dà subito l'idea di cosa vogliamo parlare e andare all'interno eh, qual è la tematica di approfondimento. Ecco, in due click noi vogliamo arrivare all'informazione. Questo è fondamentale per noi. L'utente non si deve perdere in eh, tantissimi passaggi. D'accordo? Do dobbiamo fare due clic, infatti, mi dispiace non poterli fare, ma se li fate voi, sicuramente con un clic andate a scegliere. L'argomento con un alto clic andate a scegliere l'articolo e siete immediatamente proiettati ad esempio all'interno eh, eh, dell'articolo. Eccolo qui, per esempio, ne ho scelto uno. d'accordo? Eh, e mh, potete vedere che anche la dinamicità dei grafici, quindi potete anche eh, andare all'interno del grafico ed esplorare i dati. Qui non c'è l'interattività perché sono ovviamente delle, delle immagini e c'è un brevissimo commento, un commento molto sintetico, ma è un commento del dato, cioè uh, fa evidenziare quali sono le dinamiche che vengono fuori dall'informazione statistica, senza andarla a interpretare oltre, d'accordo? Spesso i dati sono di fonte Istat Ovviamente, spesso sono di fonte regionale e quando è possibile abbiamo cercato di integrare la fonte regionale con quella istat o la fonte proveniente ovviamente da altri contesti. Questo, ad esempio, sono spostamenti abituali per andare a scuola e al lavoro. È importante far vedere immediatamente l'anno perché spesso ci chiedono: eh, ma voi date dati non tempestivi, non sono eh, disponibili, eccetera, eccetera. Eh, sapete bene che il tema della disponibilità dei dati. No, certe volte mi chiamano eh, e mi dicono che, che anno è, eh, guarda il dato del 2017 è, è vecchissimo, quindi vi dico subito come funziona, insomma il dato del 2017 è vecchissimo, insomma <ride> lascia il tempo che trova, no? spesso, spesso ci si concentra sull'ultimo dato dell'anno, non si fanno, per noi è molto importante far emergere le dinamiche, capire... Eh, quali sono le serie storiche, capire come andare a leggere una serie storica, perché a volte eh, ovviamente è molto più importante capire l'andamento piuttosto che il trend che si verifica eh, in un biennio, che è sempre molto parziale ovviamente per certi aspetti. Eh, come vedete vi faccio velocemente vedere, poi avete la possibilità di andare a, a scorrere, vedete che... Eh, abbiamo usato anche eh, diverse tipologie di grafico, eh, non le leggete probabilmente perché sono troppo piccoli, ma se andate all'interno li troverete sicuramente. Eh, grafici a bolle, scatter, eh, oppure potete trovare ovviamente i tipi di histogrammi, eh, ovviamente potete i grafici a dispersione, quello che... Quello che che ovviamente occorre per, per questo tipo di informazione statistica, noi abbiamo cercato di utilizzarlo. Eh, poi vi dico anche dei limiti: i limiti che sono ovviamente limiti derivanti eh, dalla tecnologia. Ecco, mh, premetto una cosa, la ribadisco alla fine. Eh, tutto questo è homemade, cioè fatto in casa fatto in casa da eh, una persona che è qui vicino a me, che ha sviluppato adesso ve lo dico, che è il mio collega Riccardo Tiroli, e non esiste nessun'altra cosa. Quindi noi abbiamo fatto tutto in casa a costo zero, tutto. Quindi questo penso che per l'amministrazione possa essere un... Perché, ripeto, le risorse ci sono all'interno de degli enti, e bisogna valorizzarle, saperle sfruttare e, e magari anche motivarle, perché poi alla fine eh, credo che sia anche gratificante per chi lo fa, ma soprattutto anche per l'ente che vede che insomma, comunque le proprie risorse vengono sfruttate. Era solamente una piccola parentesi, chiedo scusa. Ehm, Un'altra cosa molto bella, questa anche era interattiva, però eh, potete andare voi a vedere il tema stranieri. Eh, non abbiamo, abbiamo utilizzato tecnologie diverse, ovviamente, eh, cioè, scusa, tecnologie, non tecnologie, ma eh, software, strumenti, strumenti sì. diversi. Questo per esempio, sicuramente molti di voi l'avranno riconosciuto, è eh, l'ambiente ESRI, che eh, è un ambiente di trattamento del sistema di informazione geografica, quindi che tratta i GIS, il GIS, Geographic Information System. E, Ovviamente dà la possibilità, per la verità l'abbiamo trovato anche troppo evoluto per noi, perché non dobbiamo fare analisi spaziali, ma solo analisi statistiche, ma probabilmente migreremo a un ambiente eh, molto più semplice. Eh, però vedete qui, eh, ad esempio, eh, avete la possibilità di vedere tra due tipi di informazione statistica, una ovviamente di tipo eh, cartografico, eh, sono entrambi di tipo cartografico, ma uno sfrutta ovviamente la graduazione delle, mh, dei colori per vedere quali sono i, i fenomeni eh, proiettati all'interno di singola realtà regionale e dall'altro potete cliccare all'interno di ogni regione dove si apre un pop-up e all'interno del pop-up ci dà un altro tipo di informazione più strutturata e più ovviamente... Di secondo livello, possiamo dire, quindi stranieri per sesso, ad esempio. E all'interno, scorrendo eh, all'interno di questa finestra, eh, alla fine troverete anche un piccolo grafico. Devo dire la verità, eh, l'abbiamo trovato. Eh, migreremo a un ambiente forse più. Um, più semplice e anche sicuramente più accattivante dal punto di vista grafico. Ma questo, per, ecco, chiaramente potete eh, zoomare, potete, abbiamo comunque limitato moltissimo l'interattività da parte eh, dell'utente. Un altro, un, altro un altro tema molto importante, eh, come, cioè, eh, ab abbiamo scelto di limitare la possibilità eh, che ha l'utente di costruirsi la propria statistica, almeno per questa fase, perché noi abbiamo fatto una, una prova di due anni, forse anche più Riccardo, più. tre Questo anni, tempo quattro, tempo, anni. Tre, quattro anni, eh, francamente alla fine, forse è anche colpa nostra, però francamente alla fine eh, abbiamo trovato le risposte piuttosto contrastanti, cioè dare la possibilità all'utente aprirlo completamente e si può fare, eh, perché comunque noi qui diamo la possibilità anche, eh, ci sarà proprio una release tra poco, di scaricare, non è attiva ora ma tra pochissimo lo sarà, eh, di prelevare i dati nei formati open data ovviamente più diffusi, questo è normale, eh, però saranno le tabelle Excel, saranno delle tabelle eh, in CSV, però ci stiamo chiedendo anche un'altra cosa. Eh, questa quest operazione la fa molto bene, a meno che non si tratti di dati regionali, fa molto bene Istat. Quindi la parte di prelevamento dei dati lo lasciamo ancora lo lasciamo, lo lasciamo a Istat. Quello che faremo è di prelevare dati di fonte regionale oppure dati che comunque provengono da questo tipo di analisi di informazione. Però abbiamo visto eh, che mh, i gradi di libertà che ha l'utente, più aumentiamo i gradi di libertà che ha l'utente e è maggiore la difficoltà anche. Eh, a livelli di medio cultura dell'utente stesso di prelevare questi dati. È un problema veramente serio. Poi abbiamo visto anche dalle statistiche di visita eh, che ehm, in realtà l'utente sta pochissimi secondi sul, sul sito, cioè non ha voglia di andare a esplorare i dati a meno che non sia un utente molto qualificato. Ha bisogno di dati molto semplici diretti su cui costruire le proprie statistiche, le proprie indagini, le proprie analisi. Ecco, noi vogliamo fare questo. Non, vogliamo, non siamo un ente di ricerca, un istituto di ricerca dove noi possiamo fornire un tipo di informazione statistica approfondita e elaborata. Vogliamo fornire un tipo di informazione statistica molto, molto veloce e soprattutto integrata. Integrata con che cosa? Per esempio abbiamo pensato a una biblioteca all'interno del... Delle sezioni del, del sito in Cifre. Questa biblioteca offre la possibilità anche di andare a eh, visualizzare rapporti e studi che sono interni all'ente ma possono essere anche fatti, eh, come, avete, come potete vedere lì, ad esempio ci sono moltissime pubblicazioni Istat no? che noi non vogliamo assolutamente replicare. Istat fa molto bene il suo lavoro e non vogliamo andare a, a replicare quello che fa Istat, perché eh, altrimenti. Incorreremo in quell'errore di bulimia dell'informazione statistica di replicazione e anche, francamente, andremo a intercettare un tipo di proposta eh, che ci vede sicuramente molto meno qualificati. Diciamolo chiaramente: insomma, fa bene il suo lavoro e deve continuare a fare il suo lavoro. Però possiamo fornire, per esempio, abbiamo visto che gli utenti quando noi diciamo Istat, andate a vedere sul sito Istat, dicono dove, quando, come, perché. È più facile fare una telefonata all'ufficio regionale di statistica, ancora, per certi aspetti. A noi, noi siamo tanto contenti, eh, perché significa che comunque eh, esistiamo. Almeno quello, no? Perché ovviamente forniamo. Però effettivamente eh, il tipo di informazione che produce Istat, la titolarità, eh, e ovviamente la garanzia del dato stesso, eh, lo fa Istat, noi non possiamo andare a a sostituirci a questo ruolo fondamentale che fa ISTAT. Possiamo estrapolare dal data warehouse ISTAT, ma non possiamo fornire chiavi di lettura diverse. Eh, vi faccio vedere le sezioni della biblioteca che potete eh, assolutamente visualizzare, per esempio rapporti e studi interni, come vi dicevo, sono collezioni collezione di lavori realizzati dai vari servizi regionali che interessano sempre l'ambito statistico. Eh? Pubblicazioni esterne quindi realizzare da strutture esterne all'ente come potrebbe essere Istat, ma come potrebbe essere Camera di Commercio, come potrebbe essere Banca d'Italia, come potrebbero essere tante altre strutture. Delle letture statistiche sono gli approfondimenti eh, che riguardano, ancora non abbiamo caricato niente perché l'abbiamo tenuto un po' fuori questo, uno sguardo un po' generale su pubblicazioni di carattere scientifico, normative e regolamenti, abbiamo, abbiamo messo l'accordo quadro, Istat Regioni, ma abbiamo messo anche comunque il programma statistico nazionale perché comunque è parte integrante della, eh, della programmazione statistica nazionale e soprattutto è un documento eh, di eh, fondamentale importanza. C'è una parte di notizie, eh, eh, ovviamente non potevamo che eh, diciamo riportare eh, il tema odierno, però è uno spazio proprio pensato per raccogliere Informazioni, segnalazioni di eventi, presentazioni, comunicazioni nell'ambito del sistema di diffusione proprio stesso dell'informazione statistica, ma che intercettano sempre la nostra realtà regionale. La realtà regionale Umbra è al centro di questo, eh, di questo progetto. Perché? Perché comunque non vogliamo mettere un melting pot di informazioni, un minestrone di informazioni dove ovviamente l'utente. Eh, cioè, deve, deve comunque non può orientarsi, deve comunque farlo in relazione ovviamente alla realtà regionale Umbria, Umbra, perché ovviamente è il tema, il tema fondamentale del nostro, del nostro ambiente. Eh, il passaggio sulla newsletter che è possibile iscriversi anche a un servizio di newsletter che potrete trovare fornendo semplicemente il vostro indirizzo di posta elettronica come avviene in tutte le newsletter, insomma non si scopre nulla, non abbiamo inventato nulla. Eh, la newsletter che vi arriva è quella, la, il facsimile della newsletter che vi arriva è quella che io ho eh, riprodotto nella parte destra dello schermo, una, una sintesi ovviamente perché... È molto lunga. Ecco una cosa che vi volevo dire: tutti gli articoli sono caratterizzati da avere una ehm, diciamo una concentrazione e una pubblicazione su una pagina sola. Cioè l'utente va all'interno dell'articolo, legge la pagina scorrendolo e finisce lì. D'accordo? Quello che può fare è esplorare i cartogrammi e grafici che sono all'interno. Eh, lascio la parola e non ve l'ho presentato, al mio collega Riccardo Tiroli che si occupa, si è occupato dello sviluppo e dell'implementazione del sito dal punto di vista ovviamente tecnico-informatico e che vi dirà due parole, proprio due, sulla tecnologia utilizzata in modo tale che eh, possiate anche essere istruiti, insomma, e informati su quello che è il percorso che abbiamo fatto. Prego Riccardo. Buongiorno, sono Riccardo Tiroli, mi sono occupato della parte di sviluppo tecnica-informatica del sito. L Abbiamo mh, cercato di utilizzare per quanto possibile piattaforme open source, per ovvie ragioni, eh, e anche perché comunque sono strumenti più che validi. A partire da mh, WordPress, che è la piattaforma diciamo che è la più famosa su internet per sviluppare blog, siti personali e addirittura mh, dei piccoli portali. Noi l'abbiamo customizzato per la nostra esigenza, per quello che ci serviva. Diciamo per l'informazione statistica. L'abbiamo customizzato sia a livello di plugin che si trovano open source, anche quelli in rete, e sia a livello di codice, di template grafici. Quindi abbiamo cercato di adattarlo alla nostra esigenza. Eh, oltre a WordPress abbiamo utilizzato. Mh, l'ambiente Microsoft, quindi .NET, server, eccetera, perché delle parti, diciamo, del, del sito internet interattive, che andremo a sviluppare adesso nella prossima release, tipo tabelle pivot, tabelle esportabili, eccetera, sono state sviluppate in ASP.NET e integrate all'interno di WordPress abbiamo sfruttato i due ambienti configurando il server che potevano dialogare proprio perché ci sono dei plugin che sono utilissimi sotto WordPress ma che non rispondevano alle esigenze che avevamo noi eh, poi per la creazione di tabelle diciamo eh, di altre informazioni di altri strumenti che andavamo a, a integrare Abbiamo utilizzato come sistema operativo Windows Server perché avevamo a disposizione sui nostri server un Windows Server 2012 ce l'hanno dato a disposizione. Noi abbiamo configurato iIS per diciamo, la distribuzione del sito. E abbiamo integrato un SQL Server Express, quindi la versione diciamo, free di SQL Server. L'abbiamo integrata per, mm, per fare lo storage delle tabelle che ci servono per eh, alimentare poi tutti gli oggetti che ci sono all'interno del sito, quindi grafici, tabelle, eccetera, tutto quello che tratta la parte eh, diciamo, di database. Per quanto riguarda i grafici abbiamo utilizzato uno strumento che si chiama MCharts, anche questo è eh, in versione eh, free. E, um, I grafici vengono realizzati in JavaScript e poi vengono, il codice viene inglobato all'interno di un plugin che gira sotto WordPress. Questo per quanto riguarda i grafici. Invece per le mappe eh, abbiamo utilizzato eh, la cartografia l'ArcGIS Online e sempre tramite degli strumenti abbiamo integrato queste, queste mappe all'interno degli articoli del sito e, e poi abbiamo utilizzato sempre dei plugin di WordPress per la monitorizzazione delle statistiche di visita del sito per la pubblicazione e la lettura di, dei PDF perché c'è uno strumento nella biblioteca che quando uno apre il PDF invece che scaricarlo viene visualizzato in anteprima è un pochino più fruibile diciamo come lettura anche più accattivante e per la gestione della newsletter perché la newsletter è una gestione autonoma e quindi l'utente si può registrare noi quando creiamo la newsletter questa viene inviata in automatico alle persone che si registrano quindi ecco Abbiamo cercato di contenere il tutto negli strumenti open source il più possibile in modo che ecco, anche per quanto riguarda la comunità degli sviluppatori che stanno all'interno delle, diciamo delle piattaforme open source molto attive, se uno deve avere informazioni o deve avere dei feedback per lo sviluppo insomma si trova di tutto. Trova. Bene, io volevo solo chiudere con una frase che ci ha mi ha accompagnato durante questi, questo percorso, ma che abbiamo sempre tenuto presente ed è quella de, che vorremmo evitare. Insomma. <ride> Questa è una frase di Lewis Carroll, che molti di voi conosceranno per essere stato per essere, eh, lo, uno scrittore e anche l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. Uno scrittore britannico, vissuto alla metà dell'Ottocento, ma è anche un grande matematico. Insegnava matematica, quindi lo, Alice nel Paese delle Meraviglie era, era una sua passione extra, insomma. no? Diceva che se vuoi ispirare fiducia dei molti dati statistici non importa che siano esatti, neppure che siano comprensibili, che sia, basta che siano in quantità sufficiente. Ecco, noi vorremmo evitare proprio questo, d'accordo? Vorremmo dare invece una chiave di lettura di estrema e facile comprensione del dato statistico, eh, evitando una ridondanza dei dati stessi e una sovrabbondanza, una bulimia, come sottolineava anche il professor Alleva, eh, con il quale ovviamente non posso che essere d'accordo. Questi sono un po' i contatti che, che, che mi, mi, <coughs> mi invitano, anzi mi, invitano. mi suggeriscono ovviamente anche dei ringraziamenti che vanno ovviamente in premissa al mio dirigente Claudio Tiriduzzi che ha creduto in questo progetto e che ringrazio molto per averci supportato in questa, in questa fase e anche nel futuro perché poi alla fine vorremmo ovviamente continuare anche e soprattutto migliorare questo, questo strumento che ancora è un po' come dire, possiamo dire ancora un po' grezzo ma che sicuramente potremmo certo. provare a, a, migliorarlo, a migliorarlo e poi ringraziamento anche eh, a Emanuele Piccio che, eh, Piccio che è qui che mh, ci, ci aiuta e ci supporta insomma nelle fasi e che fa parte del nostro ufficio eh, il nostro ufficio è fatto da tre persone quindi questo è l'ufficio regionale di statistica la regione Umbria, tutto qui insomma, va bene e mi dispiace che non sono riuscito a rendere interattivo però l'indirizzo lo avete bene. e sicuramente eh, potete navigare e se volete anche c'è un indirizzo di posta elettronica anche suggerire qualcosa e anche farci delle critiche perché credo che le critiche siano sempre molto costruttive vi ringrazio per la pazienza e per la, pazienza, per la grazie. cortesia grazie